Ciao cari amici di Benefit Studio, vi do il benvenuto alla mia lezione di oggi. Sarà un po' diverso da quello che avete visto finora, di lezioni qui su YouTube, dove gli insegnanti spesso volentieri parlano mentre eseguono gli esercizi. Sarà una lezione dove io documento con la mia voce, immagino che sono già registrati. E vorrei con questo riprendere quello che infatti abbiamo sentito gli ultimi anni insieme quando eravamo in studio. Io spesso non eseguo l'esercizio, ma vi li spiego, vi li racconto, no? Quindi vorrei che da ora in poi vi affidaste completamente alla mia voce e alle mie parole. E insieme facciamo questo workout. Quindi posizionate il vostro PC, il vostro schermo, il vostro telefono vicino a voi, però non rimanete attaccati con gli occhi alle immagini che scorrono, ma provate invece di tenere il collo bello rilassato in avanti, ascoltate la mia voce e fatevi guidare. Se qualcosa non è chiaro, oppure se volete prima o dopo della lezione rivedere delle posizioni o dei movimenti, potete volentieri farlo. Per questo, infatti, servono le immagini. Del resto, fidatevi della mia voce e di quello che vi dico. Vi auguro un buon allenamento ed iniziamo subito. Ci sdraiamo sul nostro materassino o sul nostro tappeto. Ci sdraiamo con le gambe completamente distese. Le braccia sono lungo il corpo. La testa è ben appoggiata, il torace è ben appoggiato e anche il bacino è ben appoggiato. Proviamo di trovare una posizione completamente rilassata. Proviamo in questa posizione a concentrarci sulla nostra respirazione. Inspiriamo via naso, aprendo bene il basso torace, ed espiriamo via bocca, abbassando il torace fuori, l'aria, il torace scende, le costole si abbassano. Quindi sentiamo come il torace in inspirazione si allarga verso l'esterno, verso il materassino in tutte le tre dimensioni e quando espiriamo invece il torace si abbassa e fuori l'aria, la pancia scende verso l'esterno. Continuate a respirare così, continuate a sentire come le vostre spalle si rilassano, le scapole si appoggiano sempre di più verso il pavimento. La gola si rilassa, il collo si rilassa e ancora un bel inspiro, il torace si apre, si allarga, si espande e fuori l'aria, il torace si abbassa, fuori l'aria verso il bacino. Molto bene. Flettete ora le vostre gambe. Abbiamo, se non lo chiedo diversamente, un pugno di distanza tra un piede e l'altro, tra un ginocchio e l'altro, il nostro bacino è in posizione neutra. Vi ricordo che in posizione neutra la cresta iliaca è sull'altezza dell'osso pubico, quindi il bacino è in piano e sotto di noi sentiamo che il coccige appoggia, non solo l'osso sacro. Naturalmente si crea un filo d'aria sotto la zona lombare, tutto il tratto toracico invece appoggiato. Provate di tenere le clavicole belle aperte e le braccia continuano a essere vicino al corpo, lungo il corpo. Continuiamo anche in questa posizione. Inspirare via naso, aprire il basso torace ed espirare via bocca fuori l'aria, attivando gli addominali, quindi la pancia scende verso il pavimento in espirazione. Inspirando sento il torace che si apre ed espirare è come se si volesse chiudere, ma soprattutto abbassare il torace fuori l'aria. Le costole scendono, la pancia scende, la pancia diventa piatta e dura. Ancora una volta, solo respirare insieme, inspiro. E quando espiro provo di lasciare qualsiasi tensione dalla nuca, qualsiasi tensione dalle spalle e concentrarmi invece sull'attivazione degli addominali.
Tenete i talloni un piede di lunghezza dal bacino, prendete un bel inspiro ed espirando attivando gli addominali, inclinando il bacino, gli ischi verso dietro delle ginocchia, salite su articolandovi, fermate col peso tra le scapole, un bel inspiro e poi espirare, articolare la zona alta della schiena provando di mantenere ginocchia e bacino più su possibile. Torniamo lentamente in giù, inspiro, neutro, espirando, inclinare il bacino, retroversione, ischi verso il dietro delle ginocchia, attivando la catena posteriore delle gambe, salgo, inspiro e quando espiro, e dallo sterno che si muove verso il basso, lentamente articolo una vertebra dopo l'altra. Quando sono giù, torno in neutro, inspiro. Espirando, inclino il bacino, fuori l'aria, salgo. Sono gli ischio-crurali a portarmi su, lavorano in un concentrico quando salgo, inspiro, ma frenano in eccentrico mentre lentamente articola la colonna vertebrale, quindi tenete gli attivi fino all'ultimo. Sono giù, fate pure più di 3 ripetizioni. Inspiro, quando espiro stacco la gamba sinistra, la porto in tabletop, angolo retto sotto il ginocchio, inspirando abbasso la gamba, espirando torno su in tabletop. Quindi mantengo l'angolo sotto il ginocchio tenendo l'ischio crurale bello attivo, una leggera spinta isometrica verso l'alto. Riappoggio la gamba, stacco la gamba destra fuori l'aria, stessa cosa. L'idea è di stabilizzare la zona lombo-pelvica mentre si muove l'articolazione dell'anca. In abbasso e salgo. In abbasso e salgo, tengo sulla gamba destra, aggiungo la gamba sinistra. Quindi forte gli addominali profondi senza inarcare. Espiro, abbasso. Inspirando incrocio, non come nel video aspettare fino all'ultimo, subito incrocio in es, già sono giù. In cambio e sono già andando e es, fatelo più fluido. Tenete l'addome bello attivo e provate di non inarcare la bassa schiena, ma di muovervi fluidamente. Es, abbasso, articolo un piede, articolo l'altro e torno in posizione neutra. Porto le braccia perpendicolari alle spalle e li apro a T. Attivo bene gli addominali, inspiro, espirando stabilizzo il bacino, fuori l'aria stacco la gamba destra e sinistra in tabletop, stringo le gambe ed inspirando giro il bacino, espirando torno dall'addome. È una bella torsione dove il torace deve rimanere più stabile che potete mentre il bacino gira, fuori l'aria torno in centro. Provate di non inarcare la bassa schiena e provate, espiro, torno, di muovervi sempre dall'addome, non dalle gambe. Mentre inspiro, sposto il bacino, ma il torace rimane stabile, fuori l'aria, torno. E ancora una volta, inspirando, giro, il torace resiste in opposizione. Espiro, torno dall'addome e un'ultima volta, inspirando, giro. Ed espirando torno in centro e appoggio un piede articolando e poi l'altro e torno in neutro. Alziamo le braccia, incrociamo le nostre mani e posizioniamo le mani incrociate dietro la nostra testa. I gomiti sono dolcemente in avanti, quindi galleggiano nell'aria, nella visione periferica. Siamo in neutro col bacino, un bel inspiro via naso, apro il basso torace, espiro attraverso la bocca e fuori l'aria mi fletto in avanti senza spingere con le mani la testa. Incremento, inspiro e mentre espiro lentamente scendo verso il basso. Ancora un bel inspiro ed espirando attiviamo bene gli addominali alti. E ci flettiamo in avanti, provando di evitare che il bacino vada in retroversione. Guardiamo verso le ginocchia, incrementiamo la flessione, inspiriamo e mentre scendiamo proviamo di frenare la forza di gravità, tenendo la pancia bella piatta. Ancora un bel inspiro, espirando ci flettiamo in avanti, espiro, provate di lasciare la testa pesante nelle mani,
non spingiamo con le mani ma usiamo l'addome, incrementiamo la flessione in, espirando lentamente scendiamo verso il basso e ancora inspiro, espirando mi fletto in avanti, fuori l'aria, il bacino rimane bello in neutro, inspiro, incremento ed espirando vado in una piccola torsione, solo col torace il bacino rimane neutro, inspiro, torno in mezzo, espirando vado in torsione. Il compito di questo esercizio è fare delle belle torsioni a livello del tratto toracico, provando di tenere il bacino in neutro, bello fermo verso il basso. Il torace dovrebbe rimanere tutto il tempo parallelo al bacino, quindi attenzione che anche nei centri con l'obliquo lavora per non farvi cadere verso l'esterno. Torniamo in mezzo, portiamo le braccia verso le nostre gambe, le mani di nuovo dietro e freniamo la forza di gravità mentre scendiamo verso il basso. Leg circles è un esercizio che richiede un grande controllo del corpo. Attenzione! Preparo, distendo la gamba sinistra verso il basso, porto le braccia verso l'alto e poi apro a T le braccia. Ancoro torace e scapole verso il basso, ancoro il bacino in neutro, distendendo la gamba destra verso il soffitto, piede in flessione dorsale. Ora inizio col cerchio, verso l'interno, un cerchio, inspiro, bello fluido il movimento dell'articolazione, espiro il secondo giro, inspiro il terzo, espiro il quarto, mi fermo e cambio direzione. Inspiro verso l'esterno e verso giù, interno, su. Esatto. Provate di fare questo esercizio più fluido possibile a livello dell'anca, ma il bacino e il tronco stabile. Fletto la gamba, appoggio, fletto l'altra gamba, distendo la gamba destra, pensando al bacino neutro stabile, distendo la gamba sinistra, piede in flessione dorsale, verso l'interno vado, inspiro un bel giro, espiro un secondo giro, inspiro, mobile l'anca e stabile il bacino, cambio direzione, verso l'esterno, inspiro ed espiro, tenete il bacino bello stabile, il tronco stabile, torno in alto, fletto la gamba, appoggio il piede, appoggio l'altro e torno in neutro. Facciamo lavorare gli addominali a livello concentrico, eccentrico ed in isometria. Portiamo le gambe in tabletop, stabilizzando il bacino. Portiamo le braccia verso il soffitto e poi verso il dietro. L'esercizio inizia mentre porteremo le braccia verso il soffitto, testa torace si flette in avanti espirando. Incrementiamo, inspirando, riscendiamo giù. Espirando, muovete testa e torace come se fosse un pezzo unico. Ed inspirando riscendiamo giù. Teniamo la pancia piatta e la zona lombare dolcemente appoggiata, il bacino più neutro possibile. Un'ultima volta fuori l'aria, mi fletto in avanti, incremento, inspiro, riscendo giù, porto le braccia lungo il corpo, appoggio un piede, appoggio l'altro e torno in neutro. Uno dei miei esercizi preferiti. Prepariamo distendendo le gambe. Portiamo le braccia verso il soffitto e verso il dietro della testa. Una linea bella lunga. Addome attivo. Sollevo testa, spalle. Porto le braccia parallele al pavimento. Inspiro. E fuori l'aria stacco una vertebra dopo l'altra, flettendomi in avanti, portando le ascelle sopra le anche. In una bella C mi fermo. Inspiro. Ed espirando lentamente articolo la colonna vertebrale verso il pavimento, stringendo le gambe. Una vertebra dopo l'altra, gambe parallele, e scendo con la testa e le braccia verso il basso. Di nuovo, inspiro testa e braccia parallele al pavimento, espirando attivo l'addome verso il dentro, mi fletto in avanti, C-shape,
inspiro ed espirando parto dal movimento del bacino che va in retroversione, quindi pube verso il soffitto, lentamente articolo verso il basso senza saltare una vertebra, porto le braccia verso il dietro e di nuovo braccia in avanti paralleli al pavimento, inspiro fuori l'aria, pancia verso il dentro mentre mi fletto in avanti in C, inspiro ed espirando scendo lentamente le braccia in avanti come se qualcuno vi tenesse mentre articolate e frenate la forza di gravità. Inspiro, braccia in avanti, mi fletto fuori l'aria, stacco lentamente una vertebra dopo l'altra, mi fermo quando sono in C-shape, l'addome nella direzione opposta da dove vogliono andare le braccia e poi fuori l'aria da lì, riscendo giù una vertebra dopo l'altra. Quando sono giù, porto le braccia lungo il corpo e fletto le gambe e torno in neutro. Per chi vuole continuare con l'esercizio, rimanete pure su in C-shape. Ci sediamo sugli ischi con la schiena distesa come se fosse appoggiata contro un muretto, le gambe apertura spalle, piedi in flessione dorsale, dita verso il soffitto, braccia apertura spalle, le braccia si guardano. Provate di prendere un bel inspiro facendo un allungamento assiale ed espirando la flessione in avanti inizia dalla zona cervicale, ci flettiamo col busto in avanti, tratto toracico si flette, l'addome si attiva nella direzione opposta da dove noi ci flettiamo, quindi noi flettiamo in avanti, l'addome va verso il dentro, verso il dietro, inspiro ed espirandoci articoliamo contro il muretto immaginario, verso l'alto salgo in ed espirando mi fletto in avanti, attivando l'addome mi fletto in avanti, provando di tenere le gambe belle distese, vado fino a dove riesco a andare, inspiro ed espirando dall'addome risalgo su articolando una vertebra dopo l'altra, ancora una volta, inspiro ed espirando mi fletto in avanti, provate di non farvi scappare le scapole in protrazione, inspiro e quando espiro attivo l'addome per tornare su, estendo bene la schiena e bene. Ci sediamo con le gambe distese, posizioniamo le nostre braccia con le mani che guardano verso il corpo, prendiamo un bel inspiro ed espirando solleviamo il nostro bacino verso l'alto. Inspirando abbassiamo il bacino flettendo le anche senza articolare la schiena ed espirando distendiamo l'anca senza articolare la colonna vertebrale. Quindi quello che facciamo perno sull'anca in, espirando rialzo il bacino e quando abbasso il bacino inspiro faccio perno, espiro rialzo, crea una bella diagonale con il corpo allineando la testa. Non perdo il controllo delle costole e mi fletto in avanti per rilassare. Ci straiamo sul fianco. Teniamo le gambe leggermente più avanti del resto del corpo, il braccio appoggiato davanti all'ombelico. Teniamo il collo allineato. Attenzione, potete flettere il braccio sotto la testa. Inspiro. Espirando, fletto lateralmente, attivando gli obliqui del lato sinistro, riempendo lo spazio sotto la zona lombare. Ed inspirando, riabbasso le gambe senza toccare il pavimento. Fuori l'aria, rifletto verso il lato sinistro, contraendo, sollevando le gambe. Inspiro, abbasso. Fuori l'aria, sollevo, attivando bene gli obliqui, portando la cresta iliaca verso il torace. E un'ultima volta fuori l'aria, tenendo il bacino bello stabile, riscendo giù. Cambio lato. Amo esercizi che hanno due lati. Cambiamo quindi. Gambe leggermente in avanti, braccio sotto la testa accomodato, l'altro davanti a noi. Un bel inspiro e fuori l'aria. Questa volta è l'obliquo del lato destro a contrarsi in concentrico per sollevare le gambe, per, diciamo, flettere
il bacino verso il busto, lateralmente. Proviamo di non inarcare la bassa schiena, ma di tenere bene l'addome contratto. Un'ultima volta e poi torno in posizione neutra. Ci straiamo in posizione prona, l'addome bello attivo, la testa è staccata dal pavimento, le braccia lungo il corpo, le mani spingono verso il corpo. In inspirazione solleviamo lo sterno estendendo il tratto toracico ed espirando muoviamo la colonna vertebrale del tratto toracico verso il basso in neutro. Quindi inspirare e sollevare ed estendere ed espirare e riscendere articolando. Proviamo a non reclutare troppo la zona lombare, ma lavorare sugli estensori alti. Attenzione a non muovere troppo il collo, ma di creare movimenti dal tratto toracico. Inspiro, estendo ed espiro, torno in giù. Finiamo la prima parte del nostro workout in rest position, provando di appoggiare bene gli ischi sui talloni, flettiamo bene la zona lombare e proviamo di rilassare così la zona lombare. Due bei respiri. In, attraverso il naso, apro il basso torace, espiro, contraggo bene l'addome, tirando la pancia verso il dentro, la parete addominale via dalle cosce. E ancora un bel inspiro ed espirando lentamente veniamo in posizione inginocchiata, giriamo un pochino le spalle e scapole. Grazie mille a chi ha finito per oggi e chi vuole invece continuare con me nel percorso intermedio, continui con me. Ci prepariamo nella posizione supina con le gambe flesse. Attiviamo bene gli addominali profondi, staccando la gamba destra in tabletop, gamba sinistra, senza inarcare la bassa schiena. Solleviamo le braccia, portiamo verso il dietro, inspiro e mentre espiro mi fletto in avanti portando le braccia lungo il corpo parallelo al pavimento. Le gambe si distendono. Inspiro su 5 movimenti muovendo le braccia, espiro su 5. Inspiro su 5, 4, 3, 2, 1 e su 5, 4, 3, 2, 1. In su 5, 4, 3, 2, 1 e su 5, 4, 3, 2, 1. Continuate a tenere un ritmo equilibrato e concentratevi sui vostri addominali che lavorano in isometria. Provate di tenere il vostro tronco bello stabile. Inspiro su 5, espiro su 5, le gambe più distese e forti, uniti possibili. Possibilmente bassi, ma se volete potete tenerli anche tutto il tempo in tabletop. Alla fine flettiamo le gambe in tabletop, portiamo le mani dietro la testa, appoggiamo un piede, appoggiamo l'altro e scendiamo lentamente giù. Un bel inspiro per preparare, in espirazione portate prima la gamba destra, poi la gamba sinistra in tabletop, sollevate le braccia, le portate verso le ginocchia, fuori l'aria ci flettiamo in avanti spingendo con le mani verso il basso con le gambe in su. Espiro, distendo la gamba destra, inspiro, cambio, espiro, distendo la gamba sinistra. Continuate così, anche incrociando le gambe fluidamente senza aspettarli. Provate di tenere i piedi e le ginocchia sempre sulla stessa altezza e di tenere il tronco bello fermo e stabile, la zona lombare ben ancorata, le braccia stabili, mani dietro la testa, inspiro, fuori l'aria una gamba all'altra e scendo lentamente giù con le braccia lungo il corpo. Il crisscross è l'esercizio fratello del single leg stretch. Solo che porto le mani dietro la testa, gomiti leggermente in avanti, visione periferica, inspiro fuori l'aria, porto le gambe in tabletop,
Inspiro fuori l'aria, mi fletto in avanti attivando gli addominali alti, stabilizzo il tronco, inspiro, quando espirando distendo la gamba destra, ruotando col torace verso il ginocchio sinistro, in mezzo e sruoto, in mezzo e sruoto. Continuo così provando di tenere il torace parallelo al bacino mentre le gambe si muovono. Le gambe rimangono come nel single leg stretch, sempre sull'altezza delle ginocchia. In mezzo e sruoto, in mezzo, appoggio un piede, appoggio l'altro e lentamente scendo giù e porto le braccia lungo il corpo. Andiamo in retroversione, spostando il peso verso il coccige. Flettiamo la zona lombare, stacchiamo la gamba destra, stacchiamo la gamba sinistra. Spingiamo con le tibie verso le mani, con le mani verso le tibie. Inspirando andiamo dietro, fuori l'aria torniamo. Quindi inspirando come una pallina rotoliamo, fuori l'aria torniamo. Proviamo di tenere l'angolo sotto il ginocchio sempre uguale. Le mani spingono verso le gambe verso le mani. Torniamo, appoggiamo una gamba all'altra e rimaniamo in posizione seduta. Ci giriamo in quadrupedia, le mani sono sotto le spalle, le ginocchia sono sotto il bacino. Attiviamo bene gli addominali, apportiamo il bacino in retroversione, distendiamo la gamba destra, distendiamo la gamba sinistra. Siamo in front support. Ora, espirando, flettiamo la gamba destra sotto ed in avanti. Inspiriamo, distendiamo. Espirando la gamba sinistra. Distendiamo in e sfletto la gamba destra. Continuate così, la gamba sinistra si flette senza muovere il bacino. Fuori l'aria, fletto la destra, inspiro, distendo. Sfletto la gamba sinistra. Sfletto la gamba destra, ancora una volta la sinistra, poi appoggio un ginocchio, appoggio l'altro e vado in rest position. Flettete bene la zona lombare per rilassare. Fletti le gambe in tabletop e distendi le gambe verso il soffitto. Le braccia rimangono lungo il corpo. Stabilizza bene il tronco. Tieni le gambe super unite, stretti uno verso l'altro. Ora, inspirando, sposti il tuo bacino verso la sinistra, fuori l'aria, bacino e gambe come pezzo unico disegnano un cerchio. Inspirando verso lato destro, espirando giù e verso il sinistro e torni su. Quindi inspiro, inclino verso lato sinistro, abbasso con leva lunga fuori l'aria, torni in centro. Inspiro verso il lato destro, fuori l'aria, giro, un giro interno e torno in centro. Inclino verso il sinistro, fuori l'aria, abbasso e torno a destra ed in centro. E fletto le gambe, appoggio un piede, appoggio l'altro e torno in neutro. Distraiamo sul fianco con le mani dietro la testa e i gomiti nella visione periferica, le gambe dolcemente in avanti. Solleviamo la gamba destra tenendo stabile il tronco, piede in flessione dorsale, due polsi in avanti fuori l'aria. Inspirando vado verso il dietro, due polsi, espirando in avanti col piede flesso. Piede in punta, inspirando verso dietro, due polsi, espirando in avanti. Proviamo di non muovere troppo il tronco e di non muovere troppo il bacino, ma di tenere stabile. Torno in centro, torno giù e cambio lato. La stessa cosa sull'altro lato. Proviamo di tenere bene fermo il tronco in mezzo. Stabile, attivate bene gli obliqui, fuori l'aria, piede in flessione dorsale, espirando in avanti, in punta, inspirando verso il dietro. Sempre due polsi, in, S, in, S, torno indietro, torno in centro e abbasso,
e torno in posizione neutra. Siamo proni con le mani incrociate, i gomiti sotto le spalle, petto alzato, zona dorsale estesa, gli addominali belli forti. Le gambe sono sospesi nell'aria, belli attivi gli estensori. Inspirando, flettiamo la gamba destra, due volte polsiamo. In, es, gamba destra, gamba sinistra. In. S. Proviamo di tenere la parte superiore bella estesa e ferma, i gomiti verso il corpo. Tenete le scapole depresse, distendiamo tutte le due gambe, teniamo la posizione e stop. Siamo in quadrupedia, le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche, gli addominali belli attivi in isometria. Attenzione di non iperestendere i gomiti. Inspirando, estendiamo il tratto toracico, la zona cervicale segue, ed espirando attiviamo bene gli addominali e flettiamo la zona lombare. La zona toracica e cervicale segue, inspirando in neutro. E estendo il tratto toracico, non troppo la zona lombare. Espirando neutro e fletto la zona lombare. Ancora, mi allungo inspirando in neutro ed estendo il tratto toracico. Ed espirando passo per il neutro, vado in una piccola flessione a livello lombare. Per poi andare in neutro, inspirando, allungandomi, estendendomi, ed espirando in flessione, e questa volta vado a mettermi in rest position e rimango così. State in questa posizione a respirare, a rilassare la vostra zona lombare, rilassare le vostre spalle, respirate. Avete lavorato abbastanza per oggi. Vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta. Un grande bacio!